Ci risiamo, episodio 9 dell'Ultimate Fighter Tough, Chandler contro McGregor. Io sono Max Belù, l'italiano più americano del web, pronto con il nostro ormai appuntamento settimanale per parlare del reality più artisticamente violento che la TV americana ci ha saputo dare. Siamo ormai alle semifinali, dopo che per 7 volte i ragazzi di Chandler sono riusciti ad imporsi sui prospetti allenati da Conor McGregor. McGregor ha ingoiato il boccone amaro per poi lasciarsi trasportare in forti festeggiamenti dopo l'incredibile knockout del suo fighter di Shulo nell'ultimissimo incontro dei quarti di finale. Dana White si è incontrato con i coach per avere pareri su quali potessero essere le migliori combinazioni di fighter per poi affrontarsi in semifinale, ma lo sappiamo, la decisione spetta sempre al presidente della UFC. I nomi per le semifinali sono adesso noti e le combinazioni sono state rivelate. I guerrieri che scenderanno sul campo di battaglia per sfidarsi nel combattimento più importante della loro carriera sono due della squadra di Chandler, Austin Hubbard e Roosevelt Roberts. Dana ha fatto inoltre un annuncio importante. Avendo portato Chandler 7 fighter e McGregor solo uno, 3 combattenti della squadra Chandler andranno in squadra con Conor. Resterà comunque ai fighter la decisione di dividersi o continuare e dare lealtà allo stesso team. I fighter scelti da Dana per andare nel team McGregor però hanno deciso di rimanere leali al team Chandler. Difatti l'unico fighter a cui andrebbe bene cambiare squadra è stato Brad Katona, che al di fuori del programma si allena nella stessa palestra di McGregor in Irlanda. Diciamo che le continue sfuriate di Conor dopo i combattimenti e le litigate con i componenti della squadra rossa non hanno proprio aiutato a cucire un bel rapportino tra le parti. E dunque arriviamo alla training session del team Chandler. Lo stesso Chandler ammette nel confessionale che le cose si complicano un po' quando devi allenare dei tuoi ragazzi sapendo che si combatteranno l'un l'altro. Poi Roberts racconta che lui era entrato nel programma con l'idea di vincere, di starsene sulle sue. Poi però è diventato molto amico proprio con Hubbard, che è stato scelto per essere il suo avversario questa settimana. Roberts dice: sappiamo entrambi le forze e le debolezze, l'uno dell'altro, per questo sarà un combattimento molto interessante. Chandler dice che entrambi i suoi combattenti sono molto forti. Roberts, a detta sua, è il miglior striker della villa, grazie alla sua forza, velocità ed esplosività. Hubbard invece viene definito come una locomotiva che non si ferma mai. Utilizza combinazioni sempre diverse ed è imprevedibile. In più è anche forte sul ground. Sa fare tutto. Mancano pochi giorni al combattimento e Dana decide di lasciare un pass ai fighter per chiamare a casa. I combattenti infatti sono stati fino a questo punto della competizione in un quasi totale isolamento dal mondo esterno. Hubbard chiama la moglie e la gioia nei suoi occhi dopo tutto questo tempo senza parlarle è chiaro. Hubbard gli fa sapere di essere riuscito ad arrivare alle semifinali. I due si aggiornano. Hubbard dice: sono stati 10 minuti più veloci da quando sono dentro la villa. Parlare con mia moglie è stata una motivazione enorme. Nella telefonata, negli ultimi minuti, subentra anche la figlia di Hubbard. Ma 10 minuti sono pochissimi, soprattutto per Austin. Waiting day, Roberts contro Hubbard. Hubbard è bravissimo, rispetta il peso compiendo 155.5. E attenzione, perché Roberts è di pochissimo sopra il peso prestabilito per combattere. Scioccato Chandler, che evidentemente non se lo aspettava. A Roberts viene data un'ora per perdere quel quarto di pound in più che non gli consentirebbe di combattere. La decisione? Chandler gli dice da andare a tagliarsi i capelli. E meno male, va. Roberts se li taglia, ma è mega triste come i bambini al collegio, non so se avete presente. La verità sta 100 volte meglio. Si ritorna al peso e stavolta Roberts riesce a fare 156 libbre, perfetto per combattere. Durante il face-off, Hubbard si mette a ridere e Roberts gli dice: non riderai quando sarai nella gabbia con me. Dana, che da 3 episodi con la stessa maglietta di Hezbollah, dice che sarà un grande combattimento perché nessuno dei due ha subito grandi danni nei precedenti incontri e perché vengono entrambi da performance assolutamente dominanti. Prima del combattimento però si vede una scena dove Roberts parla per 10 minuti con i figli in casa in videochiamata dal computer. Roosevelt ammette nel confessionale che è dura non poter parlare ai propri figli. Loro però in videochiamata sono entusiasti di sapere che il padre è alle semifinali.
tifano tantissimo per lui. Lui con affetto chiede come stanno andando le cose, la scuola e gli amici, sapete quelle cose che chiedono i genitori. Alla fine della telefonata chiude visibilmente commosso. Nel confessionale Roberts dice: parlare con i miei figli ha riacceso un fuoco dentro di me, voglio vincere anche per loro. Siamo al Fight Day, ladies and gentlemen! Hubbard dice che vuole rendere il sacrificio di dover stare lontano dalla famiglia una cosa che pagherà. È stato un anno duro, ma ora non è il momento di lamentarsi. Voglio vincere! Roberts, ai miei bambini, vi voglio bene. Sto facendo tutto questo per incoraggiarvi a seguire i vostri sogni. Non vi scoraggiate mai. Intanto Chandler è nervosissimo prima dell'incontro. Saluta entrambi i suoi fighter e li guarda mentre si riscaldano. Ecco, tra tutte le persone che vorrei essere, Chandlerino, non te in questo momento. E poi dice il nostro Chandler: questi ragazzi li sento come una famiglia ormai. Sono stato con loro dal primo giorno. Volevo che mi sentissero con loro nei momenti difficili e penso sia successo proprio questo. Roberts ammette: siamo entrambi venuti qui per cambiare qualcosa nella nostra vita. Siamo diventati amici nel percorso, ma dobbiamo entrare nella gabbia e fare il nostro lavoro. Dovremmo far cadere tutte le gocce di sangue e sudore che abbiamo per vincere. Hubbard dall'altro lato invece dice: il mio obiettivo è sempre il solito, entrare in UFC, e se devo passare sul cadavere di Roberts per farlo, allora lo farò. Devo dare alla mia famiglia una vita migliore. Quindi abbiamo Hubbard contro Roberts e il cambio di location, perché se vedete non sono in casa mia, sono in una casa al mare, quindi le luci, tutto quello dovrebbe essere fatto bene, sognatevelo. Quindi in questo caso abbiamo 3 round e se si va in pareggio si va ad un 4º round, quindi cambiano le regole per le semifinali. Leg kick di Roberts su Hubbard, si studiano i due. Sembra pungente questo jab di Roberts, molto rapido. Silenzio nella stanza. Prova la combinazione Hubbard, ancora questo jab pungente di Roberts. Per ora, primo minuto di combattimento, poco contatto. Intanto guarda da fuori McGregor, che addirittura dà delle indicazioni contro Roberts, perché effettivamente McGregor ha avuto degli scontri verbali con Roberts e non ha mai nascosto la sua poca simpatia verso il ragazzo. Sembra un incontro di kickbox, perché nessuno dei due sembra voler portare il combattimento sul ground. Questo diretto, attenzione! Combinazione di Roberts su Hubbard, che però nel mentre riesce a tirargli un leg kick a farlo cadere, ma si rialza subito. Bella ginocchiata di Roberts! E poi però arriva il colpo di Hubbard nel posto dove fa più male. Si prende un secondo per aggiustarsi la conchiglia e per realizzare il dolore. E lì fa male. E lì fa molto, molto male. Kick sul body. Roberts su Hubbard. Lo dice pure McGregor. Fight molto equilibrato. Troppo equilibrato, forse. E McGregor dice: ti conosci così bene in 4 settimane che è quasi difficile andare all'attacco del tuo avversario. E forse ha ragione, perché effettivamente anch'io non ho visto quella forza che ci vuole per vincere un combattimento, quella garra che ci vuole. Ma vediamo se le cose cambieranno in questo secondo round. Jab, Roberts su Hubbard, stavolta colpisce. E datevele, porca miseria, mi sto annoiando. Forza, un qualcosa in più, un po' di verve, mamma mia. Cioè, sto pure sprecando memoria per fare questa reazione. Qualcosa, un highlight, datemi qualcosa. Sì, si va avanti di leg kick, giabbettino, e che me ne fo io. Attenzione, perché adesso prova una presa Hubbard su Roberts e vediamo se cambia qualcosa. Prova a prendergli il braccio Roberts, vediamo se riuscirà nel suo intento, ma sembra ritrarre Hubbard, che adesso è in posizione di dominio. Attenzione, ora ha bisogno di un grande grand and pound. Attenzione, perché Roosevelt prova a mettere le gambe attorno a Hubbard, che è bravo qui nel liberarsi. Viene spinto via e si riparte in piedi. Takedown inutile di Hubbard su Roberts, se non a portare punti dalla sua parte, ma di danni ne ha fatti zero. Gancio destro sul viso di Hubbard a 1 minuto dalla fine del secondo round. Bel sinistro di Hubbard su Roberts. Combattimento timido, sembra un combattimento timido tra due compagni di squadra che sì, vogliono vincere, ma gli manca quel qualcosa in più, quella rabbia
che può portare al knockout shot, che può portare a quella sottomissione irruenta. Manca quel che. Chandler intanto guarda da fuori, insomma, non è in una bella situazione di scelta. McGregor se la ride perché fino ad ora abbiamo visto poco. Prova a iniziare più forte Hubbard stavolta, qualche kick. Sembra quasi uno sparring, cioè non c'è quel... ci siamo capiti, insomma, non c'è. Adesso Roberts prova a prendere la schiena di Hubbard. Tenta il takedown, parzialmente ci riesce. Sembra che Roberts stia cercando quella posizione di dominio che gli consentirebbe di sferrare qualche colpo pesante. Si rigira su se stesso Hubbard, che prova a prendergli la gamba, ma Roberts difende bene e lo tiene giù. Anche l'arbitro dice: forza ragazzi, iniziamo, eh? Ha ragione. Posizione di dominio di Roberts su Hubbard, ma ancora nessun colpo serio effettuato da nessuna delle due parti. Io spero che questa cosa cambi in fretta. Si rialza intanto Hubbard, che ha 1:22 per dimostrare qualcosa. Entrambi devono dimostrare qualcosa, perché qui stiamo parlando della finale del TAF. Chi arriverà in finale si giocherà l'entrata in UFC. Ma per arrivarci in finale bisogna dimostrare qualcosa adesso. A questo punto mi immagino che se il combattimento... manca un minuto. Se il combattimento va avanti così, bisognerà andare al quarto round, perché io sinceramente non saprei a chi danno questo combattimento. L'ho visto molto equilibrato, magari qualcuno ha avuto qualche momento rispetto a un altro, ma... 40 secondi sul cronometro. Ancora grappling tra i due. 10 secondi alla fine. Vediamo se qualcosa si smuove. Ginocchiata bella adesso sul body di Roberts su Hubbard. E forza, dai. Niente, finisce il fight. Vediamo quale sarà la decisione dei giudici. Secondo me si andrà al quarto round. Vi dico la verità, ragazzi, non si è visto abbastanza da nessuno dei due. There's a spot in the finale riding on this. These guys can get back into the UFC. That definitely didn't happen. They kept the distance. They seemed to be feeling each other out, and there was absolutely no sense of urgency. Forse uno dei fight più deludenti dall'inizio del TAF. Essenzialmente c'è stato un takedown da parte di Hubbard su Roberts nel secondo round e un takedown di Roberts su Hubbard nel terzo round. Quindi 1-1 palla al centro. Io immagino si vada al quarto. They were aggressive. Arriva la decisione degli arbitri. Split decision. Passa Austin Hubbard, che arriva in finale. Delusione negli occhi di Roberts, che però abbraccia il suo compagno di squadra. Dealing with the loss of my brother, and then this opportunity came up, and I knew I was going to come make the best of it. I'm going to the finale and I feel great. Devo dire che se dovessimo giudicare il combattimento dal volto, Hubbard mi sembra ridotto molto peggio. Molto giù Roberts, arrabbiato con se stesso. Non sono stato io, ha detto Roberts. Combattere una persona con cui hai costruito un legame così forte in questo periodo nella villa non è facile. Forse sarebbe stato meglio se non si fossero affrontati loro due. Però ragazzi, cioè, stiamo comunque parlando di due persone che hanno un sogno. Cazzo, quel sogno ce l'hai di fronte. Devi passare come un trattore di fronte a chiunque in quel momento lì. Come avevano detto che avrebbero fatto nel pre-fight. Ma non è andata così. Spero che questo episodio vi abbia divertito come ha divertito Max Belù, l'italiano più americano del web. Seguitelo tutti su Instagram e su YouTube. Ma ricordatevi che se volete continuare a seguire la serie più violenta che la televisione ci ha regalato, seguite Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano.